Il Consiglio regionale all'unanimità ha votato una proposta di legge, che ormai è legge, per ristrutturare Casa Michetti. Casa Michetti della provincia di Pescara arriveranno 40.000 euro che serviranno per la messa a norma degli impianti e per l'adeguamento del solaio, e poi 10.000 euro saranno invece destinati alla gestione di Casa Michetti, che speriamo possa essere riaperta il prima possibile. Ringrazio naturalmente i consiglieri comunali di Insieme per Tocco, Agora di Tocco, perché da consiglieri comunali, anche se di minoranza, si sono messi in moto per scrivere materialmente una legge che poi tanti consiglieri hanno sottoscritto un sabato mattina di maggio proprio sotto la casa di Francesco Palamighetti, che è una persona che rimane importante per la storia abruzzese, italiana, antesignano della fotografia, pittore, ma anche senatore del Regno d'Italia, e che è importante per Tocco. Ed era giusto che la sua casa natale fosse riaperta al pubblico. Adesso speriamo che la regione stanzi quanto prima questi fondi, che la provincia rimetta a posto Casa Michetti e che poi possa essere riaperta. Una situazione veramente molto importante, importante per Tocco, importante per il turismo, per la cultura e per tutta l'area Casa Oriense.